A partire dall'VIII secolo a.C., la popolazione delle città greche aumentò sempre più, e le risorse a disposizione non erano più sufficienti a sfamare tutti. Questo portò molti greci a emigrare, in cerca di altre terre in cui vivere. Dall'800 al 600 a.C., i greci fondarono molte colonie. A ovest, lungo le coste del Mar Mediterraneo, nell'Italia meridionale, in Sicilia, in Francia e in Spagna. A est, sulle coste del Mar Nero e in Anatolia. Tra coloro che decidevano di partire, veniva scelto un capo spedizione, Lecista, il quale doveva, come prima cosa, recarsi al santuario di Apollo a Delfi per interrogare l'oracolo. Se gli dei acconsentivano, la madrepatria, cioè la città d'origine, avrebbe fornito una flotta e il necessario per la partenza. Le colonie greche, pur essendo indipendenti, mantenevano lingua, abitudini, religione e organizzazione politica della madrepatria. I coloni greci, talvolta, si scontravano con le popolazioni locali, ma col tempo i rapporti migliorarono e le genti del luogo accolsero le abitudini greche. Il fenomeno della colonizzazione permise ai greci di diffondere nel Mediterraneo non solo i loro prodotti, ma anche la loro lingua e la loro cultura. Nell'Italia meridionale e in Sicilia vennero fondate molte colonie greche, favorite dal clima mite, dalle coste ricche di porti naturali per l'approdo delle navi e dall'entroterra ricco di risorse. I greci coltivavano cereali e frutta, lavoravano ceramiche e realizzavano gioielli, che poi commerciavano in tutto il Mediterraneo. Nelle colonie vennero costruiti edifici simili a quelli greci, come piazze, templi e teatri. Col tempo le colonie divennero molto potenti e, in alcuni casi, persino più grandi e ricche di molte città greche. Per questo motivo i territori colonizzati furono chiamati Magna Grecia, cioè Grande Grecia. Le città più importanti fondate in Italia furono Napoli, Pestum, Cuma, Taranto, Sibari, Crotone, Reggio, Messina, Catania, Agrigento e Selinunte.